più recente, insomma, più vicino a noi, a mia conoscenza naturalmente, è un Enea protagonista di una metamorfosi ancora diversa e forse in qualche modo insospettata. È l'ultimo testo che chiedo alla vostra pazienza di seguire insieme con me. Detto immigrato, sopra questo ovest, strano catrame, bagnato e impiantito, fumando sigaretta, guardingo si trapianta, ignoto Enea, che mica lo si canta. Ecco, questa è la metamorfosi più recente di Enea. Enea che diventa la controfigura di una figura assolutamente familiare al panorama sociale e culturale del nostro tempo, la figura del migrante. La figura del migrante. Enea è, il migrante è una sorta di nuovo Enea, un Enea che mica lo si canta, un Enea sul quale nessuno scriverà mai dei poemi epici. Eppure in qualche modo, nel momento in cui questo poeta contemporaneo ha a sua volta cercato nel mito antico una figura che potesse essere l'immagine di questa condizione, della condizione migrante così drammaticamente propria del nostro tempo, ha trovato questa figura proprio nel personaggio di Enea. E in effetti Enea è anche questo. Enea è anche uno che viene da lontano, è anche uno che quando è giunto in Italia non è stato accolto a braccia aperte, ha dovuto combattere una guerra per guadagnare il suo diritto a insediarsi e a sposare le donne che venivano da questa terra, perché c'era qualcuno che lo voleva ricacciare in mare e qualcuno che non riteneva che fosse giusto che i latini si mischiassero con gente che veniva da lontano. E dunque in qualche modo nella storia di Enea, proprio per come la racconta Virgilio, c'è anche questa componente. Anzi, quando si leggono versi di Virgilio come questo che si trova nel secondo libro dell'Eneide, longa tibi exilia et vastum maris equor arandum, perdonatemi questo pochino di latino, ti aspettano lunghi esili e dovrai attraversare un vasto braccio di mare. Beh, quando si leggono versi di questo genere, che si riferiscono naturalmente in Virgilio al viaggio di Enea, sembra quasi di sentir raccontare le rotte della disperazione che attraversano il Mediterraneo attuale. Con la differenza che i miti non muoiono mai, i migranti qualche volta invece sì.